tutto pronto per la prima edizione del Carnevale nel quartiere di Saione. È la prima volta che i carri e le maschere raggiungono questa zona della città. Lo faranno il Carnevale Arettino dell'Orciolaia assieme ai figli di Bocco. E abbiamo aderito molto volentieri a questa manifestazione perché, essendo il Carnevale della città, vogliamo appunto partecipare a tutte quelle che sono manifestazioni di cui si parla di Carnevale, quindi volentierissimo saremo in piazza Zucchi sabato 22 con un trenino di Carnevale, con maschere di Carnevale di personaggi di Walt Disney e anche altre piccole attrazioni. Trenino e maschere gireranno dunque nelle zone del quartiere, che saranno interdette al traffico a cominciare dalle 13 fino alle 20 ed esattamente via Arno nel tratto compreso fra via Vittorio Veneto e via Po e via Archiano. Via Vittorio Veneto rimarrà aperta al traffico, il fulcro centrale della manifestazione sarà comunque piazza Zucchi. È un'occasione a cui abbiamo partecipato volentieri e abbiamo raccolto la richiesta da parte dei commercianti, perché crediamo che sia un quartiere che dobbiamo continuare a sostenere. La Confesercenti lo continua a fare, lo fa da ormai diverso tempo e per il 2020 abbiamo intenzione anche di organizzare altre iniziative. Noi ambientiamo che la Saione era via Vittorio Veneto, era la strada del commercio, quindi al di là di quelli che non entravano più in Corso Italia, e diciamo che era la strada che proseguiva, quindi ecco. E quindi noi rivogliamo quella strada che sia appunto, che ritorni allo splendore che era e che lo è ancora, perché lì ci sono dei negozi importanti, quindi ci sono delle attività che ancora funzionano bene, quindi ecco. Venite a Saione, io ve lo garantisco, ho provato personalmente anche a girare la notte e quindi sì, c'è questa microcriminalità, ma come è da tutte le parti, quindi lì diciamo che siamo più in bocca a magari anche ai media, però noi vi invitiamo tutti e vedrete che ci si sta bene.